L'Abruzzo si apre alle imprese, parla al nostro telegiornale il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Tagliare il consiglio di amministrazione del Sirente Velino e con i corregionali all'estero puntare alla promozione delle aree protette, lo dice l'assessore ai parchi Donato Di Matteo. E buonasera, in apertura una bella notizia per la città ducale, infatti nasce ad Atri a seguito della delibera assunta dalla giunta comunale numero 278 del 19 dicembre scorso, il nuovo servizio sull'Informa Giovani. L'iniziativa parte proprio dall'intuizione, dalla sensibilità dell'assessore alle politiche comunitarie nella persona di Umberto Italiani, il quale dichiara: intendo formare all'interno di un ente comunale un team pronto ad intercettare stimoli e vocazioni nei nostri giovani. Tutto questo attraverso l'apertura dell'Informa Giovani, sia la specializzazione dei giovani dipendenti. Un primo passo in tal senso è stato compiuto già nel mese di novembre con la partecipazione di alcuni nostri dipendenti ad un corso di europrogettazione. Ora, afferma l'assessore, ci aspettiamo e apprestiamo anche ad attivare lo sportello Informa Giovani, anch'esso rappresentato da giovani figure competenti in materia di sviluppo e progettazione, che sicuramente darà un nuovo impulso all'attività della popolazione giovani. Voltiamo pagina, lo avete sentito dai titoli, l'Abruzzo si apre alle imprese, e così ad affermarlo in un'intervista rilasciata alla collega Katia Ascolta è stato il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli. Ascoltiamo. Vicepresidente Lolli, la regione Abruzzo apre alle imprese, in che modo? Beh, insomma, è noto, fa parte, diciamo, del programma del Presidente, di tutti noi, quello di aver messo al centro come obiettivo il lavoro e quindi come strumento la politica industriale, che favorire la possibilità per le imprese che lavorano, per quelle che vogliono venire a lavorare in Abruzzo, di poterlo fare nelle migliori condizioni. Ecco, io però vorrei sottolineare di questa giornata di oggi non solo il merito, che è importantissimo, perché qui parleremo di una cosa sulla quale purtroppo siamo molto in ritardo, cioè l'accesso e l'uso dei finanziamenti europei diretti, quelli gestiti direttamente dalla comunità, per intenderci Horizon, ma anche il metodo, e cioè in questa operazione che come giunta regionale stiamo facendo, e cioè quella di costruire una politica industriale, una cosa particolarmente significativa alla quale io tengo molto è che non lo facciamo nell'illusione di essere noi assessore o presidente o politici, no, a decidere, ma lo facciamo insieme ai protagonisti delle attività, quindi appunto alle imprese, alle loro organizzazioni, alle organizzazioni dei lavoratori. E cioè qui stiamo cercando di fare una grande operazione, io penso sia prevenuto proprio culturale, cioè quella di acquisire una dimensione adatta a organizzare la vita di una grande struttura industriale come quella di questa regione, che invece sta sempre un po' lasciata a se stessa, perché noi dobbiamo proprio impadronirci di strumenti che usiamo poco e che conosciamo poco, dico noi nel senso noi comunità, sicuramente noi apparato regionale, però anche noi enti locali. Per esempio, tempo fa abbiamo fatto un seminario con Cassa Depositi e Prestiti, perché esistono opportunità che sono contenute nelle norme esistenti, poi altre le possiamo creare, ma nelle norme esistenti, quelle nazionali, quelle europee, e ci offrono strumenti che noi non usiamo perché c'è una cultura arretrata da parte della struttura amministrativa di questa nostra comunità regionale nel conoscere, far conoscere, condividere, illustrare agli operatori i tanti strumenti che esistono. Lavorare sull'export per una piccolissima impresa da sola non c'è nessuna possibilità. Il sistema invece di integrare, come avviene con i poli per esempio, grandi imprese e piccole imprese, permette soprattutto alle piccole e medie imprese di acquisire la cultura necessaria. Poi qui parliamo in modo particolare dell'accesso alle cioè ai finanziamenti europei diretti, che prevedono partenariato, prevedono una dimensione di accesso molto complessa, che una piccola impresa da sola non riuscirebbe mai a, diciamo, a determinare, e invece ecco, se c'è un sistema, no? E quindi le istituzioni che fanno la loro parte, le grandi imprese che mettono a disposizione le loro strutture e la loro capacità, e noi possiamo mettere in condizione il sistema delle piccole imprese di fare quel salto. Basta guardare regioni che hanno anche loro grandi problemi, per esempio le Marche, dove però che hanno una realtà industriale molto simile alla nostra,
dove però il sistema delle piccole imprese è molto più orientato di quanto non sia il nostro, è molto più avanti rispetto a noi proprio sul mercato internazionale. Insomma, fare una politica culturale vuol dire mettere in campo, insieme ai protagonisti del territorio, mettere in campo una nuova cultura amministrativa. È una grande sfida, insomma, però non siamo qua, ci stiamo provando. E trasferiamoci adesso a Pineto in materia di istruzione, primo incontro giorni fa in municipio del tavolo di lavoro della scuola, il nuovo organo previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dall'Istituto Scolastico Giovanni XXIII e l'amministrazione comunale. È l'inizio di un percorso che faremo insieme al mondo della scuola per condividere le scelte importanti del settore, ha dichiarato l'assessore all'istruzione di Pineto Daniela Mariani. Partecipanti al tavolo del lavoro infatti sono, oltre all'assessore, anche il dirigente scolastico, un rappresentante degli insegnanti per gli ordini di scuola, un rappresentante del mondo ATA, tre rappresentanti dei genitori e i responsabili dell'area tecnica e dell'area istruzione del comune e a funzione consultiva rispetto alle scelte dell'amministrazione. Ed ora in tema di ambiente occupiamoci dei parchi. Il sistema delle aree protette sarà valorizzato in vista dell'Expo 2015, così come il Parco regionale del Velino Sirente, la cui legge di riforma è in itinere e subirà un taglio cospicuo nella composizione del Consiglio di amministrazione. Alcuni giorni fa, nella sede di Piazza Unione a Pescara, l'assessore Ramo Donato Di Matteo ha convocato tutto il sistema dei parchi nazionali, regionali e delle riserve per puntualizzare alcuni aspetti in ordine alla legge di riforma dell'unico parco regionale e anche per rilanciare le aree protette anche in vista dell'Expo 2015 di Milano. In particolare, ha detto Di Matteo, il Consiglio di amministrazione non potrà avere più di 5 componenti e alla Regione spetterà proprio l'indicazione del vertice sentito il territorio. L'assessore, che ha pubblicamente apprezzato il grande lavoro delle riserve e l'alta professionalità degli operatori del settore impegnati in gruppi di lavoro per la riforma delle aree protette, ha illustrato l'iniziativa che coinvolge i corregionali all'estero e i GAL per la promozione del territorio con annessi pacchetti turistici in diverse aree del mondo. Un'ultima notizia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, riunitosi nella prima seduta convocata dopo il rinnovo dei componenti nelle elezioni del 16 e 17 gennaio, ha confermato all'unanimità Guerino Ambrosini, presidente avvocato civilista. Ambrosini esercita professione dal 1981 ed è stato eletto in seno al Consiglio dell'Ordine per la prima volta nel 98, ricoprendo negli ultimi 3 anni la carica di presidente. Il nuovo Consiglio, che resterà in carica per il quadriennio 2015-2018, ha anche confermato consigliere segretario l'avvocato Maurizio Reale e consigliere tesoriere l'avvocato Nicola Rago. Gli altri consiglieri, come noto, sono Nicola Aprile, Vania Della Vigna, Vincent Fanini, Maria Marsili e Gianluca Reitano, ma ci sono anche Marco Sgattoni, Alessandra Terzi, Pasquale Tiberi, Maristella Urbini e per la prima volta 5 componenti su 15 sono donne. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buona serata.